Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti in Kiwi! Oggi ci troviamo qui all'Ostia Comics, ragazzi, ci troviamo a Ostia Comics. Tra poco vado a fare qualche intervista, qualche cosplayer che ho già visto in giro. E mo tra poco andiamo a far vedere se avete già visto le live qualche giorno fa, perché se state vedendo sto video è lunedì, e quindi se avete visto le live di sabato e domenica già sapete di cosa stiamo andando a parlare, cosa vedrete. Però se non ci avete ancora seguito, iscrivetevi ora al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, mi raccomando. Ora andiamo a vedere i primi cosplayer, ad andare a fare qualche domanda un po' così, un po' mo vediamo. E qua ci stanno le prime cosplayer che devo dar fastidio, raga. Tu come te chiami? Raiden Shogun. Tu invece? Hu Tao. Com'è? Aspetta, vieni qua, vedere che cosplay, che personaggio è il tuo? Hu Tao di Genshin Impact. Di tutti sto Genshin Impact, c'è sta moda ultimamente, sto a vedere Genshin Impact. La prima volta che vieni qua all'Ostia Comics? Sì. L'anno scorso non sei venuta? Allora, senti una cosa, dimmi un po', dimmi un tuo crush, si dice crush, un tuo crush qua de personaggio, qual è secondo te, qual è per te? Beh, Venti. No, cioè Venti sempre di Genshin Impact. Quello che vuoi quello che più te piace, insomma. Venti. Tu invece? Zhongli sempre di Genshin. Tutti di Genshin, insomma, restate sempre tra di voi, restate, so capire. Senti una cosa, ma il primo cosplay che hai fatto in generale, diciamo? Penso Harley Quinn di Suicide Squad. Dove? A Romix. A Romix, dai. E tu invece? Io sempre Harley Quinn, però l'ho indossato proprio tipo a una tipo nelle feste quelle normali, quelle tipo a casa calo, quindi diciamo. So capire. Tu invece che te stai nascondendo, vieni qua, se questa mo, questa volta e te, tu sembra a te di intervista. Okay. Senti, com'è che te chiami, hai detto? Il cosplay? Ganyu. La sta a ridere, vieni qua, tu che stai a ridere. Com'è che ti chiami tu invece? La signora. Ah, signora ti chiami, sì. Sto capendo. Senti, tutti di Genshin Impact siete, insomma. E il tuo personaggio, perché hai scelto questo personaggio? Perché è bello. Perché è bello, raga, scrivetelo nei commenti se è bello. E tu invece perché hai scelto questo personaggio? No, c'è tutta una storia dietro, perché non dovevo scegliere questo. Però costava di meno, quindi ho scelto questo. Ah, quello più economico. Più easy. Il mio è peccato. Cattivo. Il mio è cattivo, è un personaggio cattivo. È un personaggio cattivo il tuo, che fa? Perché è cattivo, dai. Lei mi uccide. Chi è che tu uccidi? È il videogioco. Tu la uccidi a lei, sì. Mannaggia chi. Senti, tu invece che stai qua col cappello, vieni qua, com'è che ti chiami tu? A tutte ti do da fastidio, raga. Vieni qua, metti al centro, fatti vedere. Com'è che ti chiami tu? Jotaro. Jotaro, ok, perché hai scelto sto personaggio? Perché è un personaggio che mi piace e che poi mi assomiglia su alcune cose. Tipo? Tipo che mi scalda. Sei combatte? Sì, combatte. Brava, fa una mossa, va. Dammi il telefono, fa una mossa, vai. Fagli vedere. Ambedio. Senti, è la prima volta che vieni qua? Sì, è la prima volta. Ti piace? Sì, sono stato anche a Romix. È una cosa che posso intraprendere tutti. Nessuno deve avere paura di quello che deve fare. Devono essere se stessi. Bravo. Vabbè, dai, ciao caro. E quindi stavamo a dire, raga, e perché siete venuti oggi qua con sto caldo? Non ve ne siete andati al mare? Non mi piace il mare. Non ti piace è il mare? Brutto il mare. Ah, ecco. Bra. No, brutto no, però dai. Tu non stai a fare la colla? No, tu stai scoperta già. Stai bene. Tu stai bene. Tu ti abbronzi pure, ti abbronzi. Sì, non sai. Tu ti abbronzi, è vero, tu ti abbronzi, fai pure il disegno direttamente, fai al contrario però, so capire. Vabbè raga, dai, mo andiamo da fastidio, qualche altro cosplay andiamo da fastidio, raga. Proprio a voi vi stavo a cercare, proprio a voi, cioè che te state a mangiare, raga, che vi state a mangiare? Panini rubati a quello che non è mio. A te ti hanno rubato i panini? Come te chiami tu? Tu col boccone in bocca, come te chiami? Alex, tu invece? In bocca. Io Neko. Neko? Axel. Tu? You.
Yuko Alexander, raga, non so se avete visto, stanno belle sedute a magna. Senti raga, la prima volta che venite qua? Sì. Io stavo anche l'anno scorso. Tu stavi l'anno scorso, che cosa hai portato? Sally Face. Che non conosco, se lo conoscete raga scrivetelo nei commenti. E quindi stavamo a dire, perché hai scelto sto personaggio? Oggi? Oggi. Perché è un personaggio che mi piace molto ed è del videogioco di Genshin Impact. E mi piace come personaggio esteticamente, quindi sì. Ok, tu invece col boccone in bocca, perché hai scelto sto personaggio? Perché volevo fare il cosplay di coppia con la mia ragazza, perché la parrucca è figa. E dove sta? La mia ragazza sta in Puglia! Ah, sta in Puglia, è Terrona, viene dalla Terronia! Sì. Ah, ecco! E di dove? Di dove? Sentiamo, vediamo se abbiamo il posto. Sicura, sono solo dalla Puglia! Di dove? Dimmi un paese, non sai il paese? No, non lo so! Vi conoscete proprio bene, vi conoscete? Benissimo! E quindi tu invece perché hai scelto sto persona? Boh, era carino, mi piaceva. Poi col fatto che è estate è un po' scollato, l'ho portato. Ci sta. Tu puoi truccare solo un occhio, quindi è comodo. Vedi, ecco, vedi, questa è smart, diciamo, brava. Tu invece perché hai scelto questo personaggio? Io perché credevo che facesse più caldo questo qui è abbastanza fresco, però sto sudando lo stesso, quindi... Te credo, c'è il mantello, sì. C'è il mantello, fa vedere, c'è il mantello che te copre tutto, c'hai. Come? Sei Batman. Sono Batman. Brava. tu invece giochi a pallavolo? No. Sono una cheerleader tecnicamente. Sei una cheerleader, fa una cosa. Stranger Things. Aspetta, mi sa che. No, non l'ho mai visto Stranger Things, vabbè, mi spiace. Nuova stagione. E praticamente nulla, mi piaceva molto il personaggio, così io prendo cosplay così a caso. Sì. Ho preso questo cosplay e. Era semplice da fare, sì, dici. È abbastanza scollato, quindi a posto. Dice, c'è sta. Raga, ma voi oggi al mare niente, non ci annate. Sì, io sì. Noi due andiamo dopo. Così, vestite così però ci annate. Pure lei con l'occhio ciecato. Sì. Pure tu con l'occhio ciecato. Qual è il tuo personaggio? Keia di Genshin Impact. Tutto Genshin Impact, raga. Con l'occhio ciecato. Tu con l'occhio ciecato. Io sono di Madoka. Tu non sei di Genshin Impact. No, vieni qua, che non te si vede dalla info. Stai in culogna, stai, vieni qua. Ciao, guarda. Fatte vedere, ciao, brava. Senti, com'è che te chiami? Tu fatte vedere bene. Come allora, te io sono Atsushi di Bungo Stray Dogs. E in teoria questa non è la sua versione normale. In teoria lui ha le maniche lunghe e i pantaloni lunghi. Però sì, buonanotte. Faceva troppo caldo, quindi ho pensato che potesse essere un buon compromesso. Brava, hai fatto bene, brava. E vabbè raga, quindi se vediamo in giro, se vediamo, vedo da fastidio tra poco. Tu invece, tu, vieni qua. Oh, qual è il tuo cosplay? Fammi vedere, dimmi, fatte vedere bene, qual è il cosplay? Come ti chiami tu, sì? Luda. Come? Luda. Ludo. Perché Ludo? Perché hai scelto sto cosplay? Ma non è un cosplay. Come non è? Stesso. Minchia, sì, parevi un cosplay, porca. Stesso. Quello sono io che sono ignorante, diciamo. E vabbè, raga, quindi mo andiamo ad affarsi da qualche altro cosplay. Proprio ora che stanno a magna, stavo, che è stata bella Coca-Cola, questa mo ma bevo. Esattamente a voi stavo a cercare, raga. Come te chiami, sì? Alex, tu invece, vieni qua. Tu invece come ti chiami? Axel, perché avete scelto sti personaggi, raga? Perché mi piace South Park. Ti piace South Park? E tu invece? Perché è il mio personaggio preferito. E qual è il tuo personaggio? Allora, si chiama Karma Cabale di Assassination Classroom. Ok, invece il tuo personaggio è? Chaos. Di South Park. Di South Park, sai che non mi ricordo, è talmente vecchio South Park che non mi ricordo sto personaggio. Beh, del 97. Te credo, sì, ma quanti anni c'hai tu per conoscere South Park, sì? 13. Quindi te sei andata proprio indietro nel tempo, sei andata a vedere, l'ho capito. Sentite una cosa, raga, ma oggi al mare niente. Io odio il mare. Odio, ma brava, no, perché odi il mare? Io c'è la sabbia. Io sono fobico della sabbia. E vai sugli scoglioni. Io ti metti sopra gli scoglioni, ti metti? Come le cozze. Ci sono i granchi sugli scogli. Brava, hai ragione. Tu invece al mare niente oggi? No. Sei proprio bella abbronzata, ti vedo. Brava, mi piace. È la prima volta che venite qua, raga? No, la mia seconda volta. Perché sei venuta anche già l'anno scorso. Esatto. A tutte e due le edizioni dell'anno scorso. Sì.
Brava, tu sei proprio brava. E tu invece, prima volta che vieni? Fino a ieri non sapevo dell'esistenza di questo posto. Non sapevi proprio dell'esistenza dei comics in generale? No, no, sì, la conoscevo, ma questo no, quindi. Questo no, 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 vabbè, dai, sei ancora la seconda edizione, quindi c'è sta, dai, c'è sta che mo verrai sempre. Direi di sì. Direi di sì, ma se ti dico che ci sto pure io, non so se proprio ci vieni. Perché? Che cosplay sei tu? Goru. Che com'è? Goru. Goru, perché c'è questo cosplay? Tutti dei, ce ne stanno tipo un centinaio in tutti dei Genshin Impact. Perché c'è questo personaggio? Perché c'hai le vecchie. Oh, mi senti? No, non mi senti, lo sì. Vabbè raga, andiamo a fare qualche altro cosplay, andiamo a fare a te. Vai. Tu, lui vedi, ha messo, ci hai avuto paura, ti sei impaurito, zi? Allora no, in realtà lui è Ken Kanagi. E praticamente lui è stato torturato. È un po' sporco. È stato torturato. Lui. È stato torturato, porello, zio. Come te chiami tu? Io Federico. Federico, invece sei detto Canetti? Sì, Canetti. Ma pure la maglia ce l'hai tutta scuola. Ma vatta a fare una dopo, vatta a buttare a mare che sta qua. Ma anzi, perché non sei andata al mare oggi? Non ti piace, hermano, meglio sta qua, ti diverta, con la parrucca, sei piatta paura, pure la parrucca bianca. Vabbè raga, andiamo a fare qualche altro cosplay, Ernamo. A te, come te chiami? Sì. Klaus. Tu invece? Max? Perché avete scelto questi personaggi, raga? Io non sono un personaggio. Come non sei un personaggio? Sì, parevi un cosplayer, farei un cosplay. Tu invece sei un cosplay. Io sono un cosplay. Non vado in giro così, però. Non vai in giro così. No. Perché hai scelto questo personaggio? Perché è un bel personaggio, mi piace, e sto in vestiti estivi e non muoio di caldo. Non fai acqua, però con sta felpa non. Mi sto squagliando. Vedi, ti sta squagliando. Perché ti piace? È la prima volta che vieni qua? Ti piace? È meglio di quello che mi aspettassi. Vedi, anche l'anno scorso era la prima. Stavo in vacanza. Stavi in vacanza, sì, quest'anno hai detto non posso mancare. Perché mi stanno a chiamare, raga. Chi è? Io Reinosuke, all'evento del sushi a Tago. Dai che ti ricordi? Sì, buonanotte, sì. Ero Tarzan, ti ricordi? Eri Tarzan! Quello che stava mezzo nudo, quei muscoli. I muscoli li hai. Quindi erano finti, erano. No, perché qua c'è stato. Lo so. Fa vedere, fermo. Fatti riconoscere che l'altra volta hanno con me. Ma chi è quel tanto? Chi è quello? È lui, e oggi sta in borghese. Oggi in borghese domani. Ma come che potevi venire da tarda come l'altra volta? Oggi me ne devo andare tra poco. Domani in cosplay tutto il giorno. Domani che porti domani? Erwin, bravo, che pure quello è leggero, dai, c'è. Più o meno. C'è sta, dai. In costume da bagno. In costume da babbra, così poi stai a tuffare. Che va a tuffare a mare. Direttamente là dietro. Però come ragazzi, l'avete riconosciuto al video del sushi. Sushi, del taco sushi, vabbè. Ma che c'ha in terra? Ma che te sei messa in testa? È una cresta. Ma che te sei messa in testa? La cresta. La cresta con la chitarra elettrica. Ah, tu sei la nuova componente dei Maneskin, vero? Non proprio. Come te chiami? Il personaggio io. Tutte e due. Monti e io Laura. E tu Laura? No. Ah, non è il contrario, non è Laura e tu Monti. No. Ok. Suona la canzone, suona. Sono Dica. Come sono Dica? Tu non ti preoccupa che poi mi vedo io, suona. Ma minchia, ti è proprio bravissimo. Grazie. Senti, perché hai scelto sto personaggio? È uno dei miei preferiti del nuovo Five Nights at Freddy's. Com'è? Non conosco, ripeti? Five Nights at Freddy's, FNAF. Il nuovo videogioco, la nuova uscita. Ah, ecco, io sono ignorante, però voi sicuramente lo conoscete, quindi commentate se anche a voi vi piace sto personaggio, diciamo, la prima volta che vieni qua. Sì, sì. Altre fiere che hai fatto? Promise. Chi hai portato l'ultimo rosa? Sei andato l'ultimo rosa? Sì. Chi hai portato? Bonnie del primo Fabio Freddy. Sempre lui porti, sempre. Cos'è? Che personaggio? Un maschio, una femmina? Che personaggio è? Un si sa. È un coniglio, quindi non so, proprio una cosa proprio. Vabbè raga, andatela a vedere e poi commentate qua sotto. Vabbè raga, andiamo ad affarsi da qualche altro cosplayer, dai, E quindi ragazzi, abbiamo visto questi cosplayer che stanno. Tu sei una cosplayer, tu sei una cosplayer, no? Io sono un master.
tu sei un master. Ah, sei un organizzatore della fiera, sì. Sono un dungeon master. Un dungeon master. Giochiamo a D&D, giochi di ruolo in generale, stiamo lì dietro. Vabbè. E quindi fa ma chiusura insieme, visto che stai qua, fa ma chiusura del video insieme, vieni qua. Vai. Quindi mi raccomando ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, tutto il coso che dovete fare sempre. E mi raccomando, se volete giocare, grazie mille, se volete giocare a Dungeons & Dragons, a giochi di ruolo in generale, ci troviamo allo stand di Italia in Gioco. Oppure online anche? Sì, quello sì. Come? Fama marchetta. Fate come dice lui, nel dubbio ci vediamo sul canale di Italia in Gioco, giochiamo su Twitch, giochiamo su Discord, e per qualsiasi cosa insomma ci troviate qua. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao cari! Ciao!